È un giorno normale nella metropolitana di Los Angeles. Così quando arrivano gli agenti Parker e Donovan, si fanno notare per le loro strane uniformi. Corrono immediatamente all'esterno e trovano una statua con la testa olografica che avverte i cittadini della presenza di un assassino nella zona. Mentre cercano il sospettato, gli agenti notano dei difetti nell'ambiente circostante e vedono anche una faccina sorridente sulla facciata di un ristorante giapponese. Entrano di corsa e trovano Sid che sta mangiando. Così Parker apre immediatamente il fuoco. Sid risponde al fuoco e ben presto il ristorante si riempie di caos e distruzione. Approfittando di questa confusione, Sid mette a terra Donovan e lo porta via. Parker li cerca, ma Sid si nasconde tra i cuochi e inizia a sparargli alle spalle, ferendo Parker al braccio. Dopo essersi nascosto dietro un pilastro finché il fuoco non cessa, Parker esce e spara a Sid alla spalla, facendolo scappare. Poi Parker trova Donovan nella vasca del ghiaccio, sanguinante e scosso. Improvvisamente Sid gli tende un'altra imboscata e lo spinge contro il pilastro prima di premere sulla ferita di Parker, provocando un'intermittenza fino alla sua scomparsa. Anche il corpo di Donovan scompare, mentre Sid guarisce istantaneamente la propria ferita. In quel momento si scopre che l'intera scena era una simulazione sfuggita di mano. Parker e Donovan si agitano doloranti sulle loro poltrone, così gli scienziati li scollegano rapidamente. Sembra che Parker stia bene, ma purtroppo Donovan muore a causa degli effetti collaterali. I superiori rimproverano lo sviluppatore Daryl per la mancanza di un sistema di sicurezza, ma Daryl dice che qualcuno ha manomesso il suo software. In seguito Parker viene ammanettato per essere rispedito in prigione. Si scopre che usano i detenuti per testare questo software e che i partecipanti ottengono una riduzione della pena. Parker è un ex poliziotto che sta scontando una pena per aver ucciso delle persone qualche anno fa. Prima di andarsene, Parker dice al capo della polizia Billy che si è abbarato perché l'elettrocuzione non doveva far parte delle armi disponibili. Vuole controllare il computer, ma Daryl lo spinge via e quasi inizia una rissa prima che le guardie lo portino via. Quando Parker torna in prigione, la sicurezza lo scansiona e controlla il suo braccio meccanico. Poi aprono una porta e Parker si ritrova circondato da detenuti nelle loro celle che lo insultano perché è un poliziotto. Un detenuto esce e accusa Parker di aver fatto uccidere Donovan e lo aggredisce con un coltello. Ne nasce una lotta e all'inizio sembra che i due si equivalgano, ma presto Parker lo sovrasta e lo uccide in pochi secondi. I poliziotti devono uscire e picchiare Parker per trascinarlo via. Nel frattempo Daryl parla con Sid perché è stato lui ad alterare il programma per uccidere Donovan e ora i piani alti vogliono chiuderlo. Sid ammette che uccidere per davvero è stata una sensazione incredibile e afferma di non poter cambiare ciò che è, ma si rifiuta di farlo chiudere, quindi prepara un piano speciale con Daryl. Il giorno dopo, la psicologa criminale Madison visita Parker per la sua valutazione psicologica. L'uomo afferma che l'uccisione di ieri è stata una legittima difesa e quando Madison gli chiede della simulazione, spiega di aver trovato Sid grazie alla faccina sorridente sull'edificio che era un indizio del programmatore. Madison vuole anche parlare di Grimes, il criminale che ha ucciso la famiglia di Parker e gli ha preso il braccio. Parker è in carcere per aver ucciso per vendetta, ma promette che non ucciderà mai più in quel modo perché la sua famiglia è già morta. Nella sala di simulazione, il tecnico Clyde si sta divertendo con Sheila, un'intelligenza artificiale simile a Sid che offre momenti di divertimento per adulti. Improvvisamente Daryl interrompe il programma per fare un'offerta a Clyde. Potrebbero combinare la tecnologia android e nanotecnologica di Clyde con la programmazione avanzata dell'intelligenza artificiale di Daryl per portare in vita Sheila. Clyde piace l'idea, poi Sid appare sullo schermo per giocare con Sheila. Daryl prende il modulo del personaggio di Sid e lo inserisce nella scatola di Sheila prima di raggiungere Clyde nel suo laboratorio. Improvvisamente Clyde spaventa Daryl con un serpente, ma non è reale, è fatto di nanotecnologia. Clyde gli taglia la coda e lo vedono rigenerarsi in pochi secondi grazie al vetro. L'unico modo per ucciderlo davvero è rimuovere il modulo del personaggio. Poi Clyde mette il modulo di Sid in un liquido blu, pensando che sia quello di Sheila. Dopo qualche minuto, la sostanza blu crea uno strano uovo e quando si schiude, Sid esce e uccide immediatamente Clyde. Terrorizzato Daryl scappa, così Sid prova il suo nuovo corpo. Si taglia un dito, ma ricresce rapidamente con l'aiuto di un vetro. Quando i poliziotti vengono a conoscenza dell'accaduto grazie alle telecamere di sicurezza, Billy convince i superiori che Parker è l'unico che conosce Sid abbastanza bene da poterlo catturare. I poliziotti propongono a Parker un accordo perché se catturerà Sid otterrà la grazia e la libertà, ma sarà tracciato con un impianto di microchip in modo da non poter scappare. Parker ottiene di nuovo il distintivo e la pistola, ma non è felice di sapere che Madison lo accompagnerà. Nel frattempo Sid uccide un'intera famiglia nella loro casa e ruba alcuni vestiti nuovi prima di andarsene. Parker e Madison arrivano presto sulla scena e scoprono che Sid ha preso anche una pistola. Madison vede la posizione dei cadaveri e i messaggi di sangue sui muri rendendosi conto di aver già visto tutto questo. Si scopre che Sid sta copiando vecchi omicidi. In seguito, perquisiscono il laboratorio e scoprono che Sid è stato programmato utilizzando la personalità di quasi 200 assassini, tra cui Hitler e Grimes, il che lascia Parker di cattivo umore. La sera, Sid si reca in un locale che ha un effetto speciale sugli schermi che utilizza i volti del pubblico e adora vedersi ripreso. Dopo aver flirtato con la ballerina, Sid scopre che il barista è un robot molto semplice e lo trova così offensivo da sparargli. Poi costringe tutti a terra e uccide chiunque cerchi di scappare. Chiede ad una donna di filmarlo mentre inizia a fare del male alle persone per registrare le loro
urla e creare una sinfonia basata sul loro dolore. Nel frattempo Parker si reca a casa di Madison per controllare la figlia Karin. Mentre Parker fa da babysitter alla bambina, Madison chiama Billy per sapere perché Grimes ha preso la famiglia di Parker se era un attivista politico. Si scopre che Parker stava scoprendo troppo dei suoi piani, così Grimes ha rapito la sua famiglia per depistarlo. Parker riceve la notizia della situazione degli ostaggi di Sid e parte con Madison. Tuttavia la strada è bloccata a causa di un incidente, quindi lascia l'auto e corre verso il pub. I poliziotti arrivano per primi e interrompono il concerto di urla di Sid, che spara tutti in pochi secondi. Subito dopo arriva Parker e inizia a sparare all'impazzata Sid, ma le ferite non incidono su Sid, che evita Parker e scappa con l'ascensore. Fuori Sid ruba un'auto della polizia, ma Parker riesce a raggiungerlo e saltare sul cofano. Sfortunatamente Sid guida abbastanza velocemente da distrarlo e nessuno dei suoi proiettili colpisce il bersaglio. In quel momento Madison fa salire Parker in macchina e i due inseguono Sid, che mangia i vetri rotti per curarsi le ferite. Poi Sid usa la radio per schernire Parker e Madison, mentre colpisce altre auto sulla strada per divertirsi. Alla fine scopre che la strada è bloccata, ma si schianta contro le auto e aspetta che Parker lo segua, deridendolo ancora di più mentre scappa. Purtroppo Parker si schianta con l'auto e Sid scappa saltando dal ponte. Il giorno dopo, Parker mostra a Billy la registrazione del club e spiega che Sid vorrà eventi più grandi e più spettatori, proprio come Grimes. I vertici cercano di negarlo dicendo che quel tipo di comportamento non era previsto dalla programmazione originale, ma Madison fa notare che Sid non è più limitato dalla simulazione, quindi si sta evolvendo. Nel mercato della città, Sid sfoggia il suo nuovo abito ed entra in un negozio di elettronica quando sente che il telegiornale parla di lui. Cambia tutti i televisori con i notiziari che parlano dei suoi attacchi e quando un uomo cerca di tornare a guardare quello che stava guardando, Sid lo uccide. Questo viene registrato da un uomo con una telecamera, il che rende Sid felice. Egli viene un'idea. Quando Madison e Parker arrivano, Sid è già sparito, ma riescono a vedere la registrazione. Parker nota cosa c'era in TV prima che Sid se ne andasse e capisce che probabilmente è ad un incontro di wrestling per avere un grande pubblico dal vivo. La troupe della sala di controllo è già stata eliminata. Sid si unisce alla folla e cerca di flirtare con una donna, provocando l'attacco del suo ragazzo. Sid lo ferma facilmente e lo fa volare a terra, ma il pubblico pensa che faccia parte dello spettacolo. Sid poi afferra la donna e chiama Parker per le telecamere, ma quando una guardia cerca di sparargli, Sid perde una mano per fermare il proiettile. Dopo aver combattuto la guardia, salta sul ring e si gode il tifo del pubblico. In quel momento arriva Parker, così Sid inizia subito a scappare e ne nasce un inseguimento. Sid riesce a raggiungere la stazione ferroviaria e tocca il finestrino di un treno per rigenerare la mano. Quando Parker arriva, Sid ha afferrato un'altra donna da usare come scudo. Parker spara comunque, ma con suo grande stupore, l'ostaggio muore mentre Sid scappa. La polizia arresta immediatamente Parker, mentre Madison controlla il corpo, per poi scoprire che la vittima è stata colpita alle spalle e che non è stato Parker ad ucciderla. La donna informa Billy di questo, ma lui non le crede. Mentre Parker viene portato in prigione in un furgone della polizia, ricorda il giorno in cui ha perso i suoi cari. Grimes era stato intervistato per la televisione e Parker aveva approfittato della distrazione per fare irruzione e trovare la sua famiglia, che era chiusa in una stanza con una bomba. Purtroppo quando ha sparato alla serratura per salvarli, ha innescato un sensore di movimento e la bomba è esplosa. Assetato di vendetta, Parker si precipita ad uccidere l'intera banda e Grimes, senza pietà. Era talmente accecato dal dolore che uccise accidentalmente anche il giornalista e il cameraman. Tornando al presente, il furgone si ferma improvvisamente e Parker scopre che Sid ha ucciso l'autista. Dopo aver preso in giro Parker, Sid apre il retro del furgone e gli consegna le chiavi per le manette, rivelandogli la verità sul microchip. Contiene una tossina neurale che può ucciderlo in pochi secondi. In seguito Sid scompare, così Parker si libera e prende la pistola dell'autista prima di scappare. Mentre Billy riceve la notizia che Parker ha ucciso l'autista ed è fuggito, Parker chiama Madison per dirle che non è stato lui e che sarà con la sua famiglia. Poi Madison chiama Billy, avendo l'autopsia che conferma che Parker non ha ucciso la donna. Gli dice anche la verità sul microchip, così Billy furioso si precipita nella sala di controllo e distrugge il sistema prima che i superiori possano attivare la tossina. Nel frattempo Madison esce di casa per andare a cercare Parker, senza sapere che Sid sta cercando sua figlia. Trova Parker sulla tomba della sua famiglia e discutono delle motivazioni di Sid, capendo che vorrà un grande evento pubblico per la sua prossima mossa. La sera, i manifestanti circondano uno studio televisivo dove si sta svolgendo un'importante intervista in diretta, sulle leggi dell'immigrazione. Sid si intrufola all'interno e dopo aver ucciso tutti i presenti della sala di controllo, proietta un'immagine inquietante che chiama Death TV. Sid uccide l'ospite davanti alla telecamera e gli ascolti salgono immediatamente. Poi tiene in ostaggio i dipendenti e annuncia che la sua prossima vittima sarà Karin, che è rinchiusa in un luogo segreto. Quando Parker e Madison arrivano al canale, lei piange per la figlia, ma Parker giura che la salverà. In quel momento arriva la polizia che apre il fuoco su Parker perché lo ritiene ancora colpevole, ma Parker corre abbastanza velocemente da evitare i colpi e fuggire con l'ascensore. Fuori Daryl esce dal suo nascondiglio per guardare la sua creazione, così Madison la batte
batte con la sua stessa pistola. Sid continua a parlare con la telecamera di un'altra uccisione, ma la connessione viene improvvisamente interrotta. Parker si rivela e apre il fuoco su Sid, che fugge rapidamente attraverso il soffitto. Mentre Parker lo segue per le scale e continua a sparare, un elicottero della polizia appare all'esterno e apre il fuoco. Così Parker riesce a malapena a muoversi. Fortunatamente Bill arriva e richiama l'elicottero. Così Parker può continuare il suo inseguimento. Sid viene colpito da molti proiettili di Parker, ma le ferite non bastano per fermarlo. I due raggiungono il tetto e iniziano a combattere corpo a corpo e finire per cadere. Fortunatamente Parker si aggrappa al cavo del macchinario e afferra Sid, dondolandolo finché non si schiantano contro l'edificio attraverso la finestra. Sid finisce impalato su un mucchio di schegge di vetro e perde alcuni arti. Ma quando Parker si avvicina, Sid lo tiene fermo mentre inizia ad usare il vetro per curarsi le ferite. Parker infila la mano nella nuca di Sid per rimuovere il suo modulo, disabilitandolo. Arriva Madison con Daryl, che spiega che se distruggono il modulo, non sapranno dove si trova Karin. In un attimo, la scena sul tetto si ripete, ma questa volta Sid getta Parker in strada, uccidendolo. Madison si presenta e non riesce a sparare a Sid, che la afferra immediatamente per portarla dalla figlia e farla soffrire di più. Dopo che se ne sono andati, Parker si rialza vivo e vegeto perché si scopre che sono nella simulazione, ma Sid non se ne accorge. Mentre flirta con Madison, Sid rivela che Karin si trova all'interno di uno dei recinti dei ventilatori sul tetto dello studio. Parker appare davanti a loro per chiedere a Billy di spegnere la simulazione e Madison ne esce sana e salva. Ma prima che anche Parker possa essere liberato, Daryl picchia Billy a morte. Ora Parker è intrappolato nella simulazione. Così Sid usa il controllo che ha su questo mondo per modificare lo scenario e mandare Parker in un sovraccarico sensoriale. Mentre si lamenta che il corpo di Parker soffrono per il dolore, Madison finalmente si sveglia e spara a Daryl. Poi procede a liberare Parker dalla simulazione prima che possa subire danni permanenti. All'improvviso arrivano i superiori a fermare tutto, ma Parker li stende con un pugno e annuncia che stanno salvando Karin dopo aver scollegato il computer per zittire Sid. Qualche istante dopo Madison e Parker sono di nuovo sul tetto dello studio. Madison vuole aprire la porta del recinto, ma Parker la ferma, pensando che sia una trappola esplosiva come è successo alla sua famiglia. Si arrampica in cima al recinto e sposta la ventola per entrare, senza preoccuparsi che la lama lo colpisca perché tocca il suo braccio metallico. Poi Parker raggiunge Karin, solo per rendersi conto che è seduta su un interruttore a pressione e che se si muove, la bomba esplode. Sid ha lasciato un messaggio su un computer con il timer, così a Parker viene un'idea. Dopo aver evitato accuratamente i sensori laser, Parker prende un cavo dal suo braccio e lo collega al computer, facendo sì che il timer si blocchi in un loop. Ora hanno abbastanza tempo per aspettare gli artificieri, che arrivano pochi istanti dopo, e disinnescano finalmente l'esplosivo. Mentre Karin si riunisce con Madison, Parker va sul bordo del tetto e lancia il modulo di Sid in strada, dove viene distrutto da un'auto. Se il video ti è piaciuto, iscriviti, commenta e lascia un like. Grazie per aver guardato.